Benvenuti alla liturgia del giorno in questo venerdì 11 ottobre, dove continuiamo nella lettura della lettera ai Galati. Ora, la lettera ai Galati qui introduce un primo argomento molto importante, cioè l'origine della benedizione di Dio. Paolo ragiona in questo modo. Fate attenzione, la legge è stata data perché la si osserve. Quindi chi non la osserva in tutti i suoi aspetti è sotto la maledizione della legge. Perché la legge ti dà la vita, ti promette la vita, ma solo se tu la osservi. Mentre, e qui fa riferimento all'origine della benedizione ti è data gratuitamente. E Paolo gioca su un elemento importante, alla tua discendenza, ma non come se fossero molti, ma come se fosse uno solo, cioè a Cristo. Quindi è in Cristo che si compie la benedizione promessa ad Abramo, a tutte le genti, ed è chi è in Cristo, ovviamente, che beneficia di questa benedizione. Chi invece rimane sotto la dinamica della legge, se non è capace di osservarla, sta sotto la maledizione. Per questo Cristo è venuto, per liberarci da questa maledizione. Comprendo che gli argomenti non sono intuitivi, semplici, ma se li ripassate e rileggete, secondo me, non sono neppure così inaccessibili. Il Vangelo invece ci mette un episodio molto problematico e in qualche modo pubblico, ma prima lo ascoltiamo e poi ve lo commento. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che gli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Gli argomenti che vengono portati oggi sono gli argomenti di chi non ha argomenti, e cioè cercare di minare pubblicamente quello che è la tua fama, la tua autorità, soprattutto per tentare di dividere chi ti sta seguendo. E allora gli dicono: sì, sei bravo, però bari. Ecco, e Gesù non solo gli spiega che questa cosa è illogica e contraddittoria, ma gli spiega che non è senza pegno, si paga pegno ragionando così, perché chi invece non mi segue è contro di me. Quindi accentua, se possibile, nella risposta l'aspetto operativo, e cioè non basta semplicemente non avercela con me, ma bisogna prendere posizione per me, altrimenti chi mi segue a metà, e qui l'ultima parte della casa spazzata e quant'altro, poi ricadrà ancor peggio nei problemi che aveva prima. Insomma, non basta essere onesti e non cercare di, diciamo così, buttarla in caciara, ma bisogna essere discepoli, e discepoli che si fidano al loro maestro e che si affidano a lui nel loro cammino, non stare neppure metà e metà. Insomma, una bella risposta di Gesù. Siamo in un ambito pubblico e Gesù prende posizione pubblica, e quindi avviso ai naviganti. Ascoltiamo bene. Grazie, a domani.